Ecco, per me è sempre una grandissima gioia quando facciamo qualche incontro sul Vangelo di Luca, perché per me rileggere passi del Vangelo, quindi commentare anche il Vangelo, è sempre una grandissima gioia, perché il Vangelo è la fonte della nostra vita, quindi è la parola di Gesù, e quindi è sempre una grandissima gioia. Anche perché il Vangelo di Luca, tutti i Vangeli sono diversamente belli, ma il Vangelo di Luca ha alcuni tratti di bellezza suoi peculiari che adesso piano piano anche oggi andremo a vedere. Questa slide che vediamo è dell'introduzione e ci ricorda un po' la struttura del Vangelo, così ci situiamo subito. Alcune cose le abbiamo già viste nei primi due incontri, che sono appunto il prologo e i Vangeli delle origini, i Vangeli delle infanzie, che abbiamo visti prima di Natale. Purtroppo questo incontro è slittato un pochino, e cioè i racconti dell'infanzia, le tre annunciazioni e la vita nascosta di Gesù a Nazareth. Ricordate che grazie a San Luca abbiamo praticamente tutto il ciclo dei misteri gaudiosi, perché gli episodi salienti li racconta lui, compresa la presentazione al Tempio, lo smarrimento e il trovamento di Gesù al Tempio, eccetera. Oggi vedremo la relazione al Ministero Pubblico, quindi la seconda sezione, che va dall'inizio della predicazione del Battista alle tentazioni del deserto. E poi cominceremo il ministero di Gesù in Galilea, bellissimo, che culmina nel capitolo sesto di Luca, che è un capolavoro. Non so se riusciremo a vederlo questa sera, insomma, ma quello che veramente bisogna leggere proprio, gustarlo con calma, perché è stupendo, perché è il discorso della montagna secondo Luca, che Luca però lo situa in pianura. Però a me personalmente lo stile, le parole anche che Gesù usa sono ancora più forti, sono ancora più belle, e quindi a me personalmente piacciono ancora di più, se possibile. Poi, da un certo punto, dal capitolo 9 al capitolo 151, c'è il lungo viaggio a Gerusalemme, vedremo, dove Gesù svolge anche un ampio ministero in Giudea, e poi il ministero a Gerusalemme con la Pasqua di Passione, Morte e Risurrezione di Gesù. Quindi oggi cominciamo, appunto, cambiamo slides, la sezione dedicata appunto alla preparazione del ministero pubblico di Gesù, e in particolare il ministero in Galilea. Allora, tornando allo schema che abbiamo fatto. Allora, qui non leggeremo proprio tutto, c'è anzitutto una presentazione di quello che succede durante questa sezione. La predicazione del Battista, abbiamo il terzo capitolo, versetti 1-18, e la sua cattura, descritta lapidariamente da San Luca, insomma in termini anche abbastanza forti. Dice Erode, a tutte le impietà che aveva fatto, a tutte le balordaggini, aggiunse anche quella di catturare un santo come San Giovanni Battista, no? E allora, in questo racconto che adesso vedremo, cambiamo schermata e passiamo alla Bibbia, emergono tre particolarità della narrazione di San Luca. Primo, i dettagli storici. Abbiamo visto già nel prologo che Luca fa nomi e cognomi, lo faremo anche qua con ampio dettaglio, e nomi e cognomi che sono verificabili anche dagli archivi romani, dagli annali. Quindi questo ha far comprendere, perché anche queste tra le tante stupidaggini che sono state dette nel corso della storia sono state formulate, che la vita di Gesù è un mito, una leggenda, non si sa se c'è stato o se non c'è stato. Tante volte sono state messe in discussione la storicità dei Vangeli, e per cui Dio ha voluto, insomma, che ci fosse uno puntiglioso, preciso come San Luca, che desse tutti quanti questi particolari, appunto verificabili, anche quello che abbiamo visto su Zaccaria e sul momento in cui stava al Tempio, eccetera, nell'incontro precedente. Poi una grande severità di San Giovanni Battista, che ha una motivazione di essere, vedremo brevemente, e poi anche un estremo dettaglio, a differenza degli altri sinottici. Sapete che tutti i sinottici, anche il Vangelo di San Giovanni, riporta la predicazione di San Giovanni Battista, ma qui San Luca è l'unico dove San Giovanni Battista dice anche delle cose molto molto concrete. L'abbiamo ascoltato, se vi ricordate, dopo un tempo d'avvento, nella Domenica di San Giovanni Battista, che è la seconda, e proprio questo episodio che adesso andremo a leggere, no? Dove San Giovanni scende in particolare cose molto concrete per la conversione. Andiamo adesso a vedere un attimo le slides. Vedete, questo è il capitolo terzo, si vede bene, no?
nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare. Puffete. Tiberio, sapete tutti quanti, è la storia del successore di Cesare Augusto, il primo grande imperatore romano. Mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, secondo particolare. Erode, tetrarca della Galilea, terzo particolare. E Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea della Traconitide. E Lisania, tetrarca dell'Abilene. Ancora, sotto i sommi sacerdoti, Anna e Caifa. Qui ti ha fatto tutta la rassegna, le autorità romane, le autorità giudee e le autorità religiose, quindi è perfettamente circostanziato con nomi controllabili e verificabili. La parola di Dio viene su Giovanni, figlio di Zaccaria, e poi cominciano, ecco, vedete, il linguaggio di San Giovanni nel Vangelo di San Luca è abbastanza forte. Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di potere questo? Sicuramente piace tanto a qualcuno dei miei cari figlioli che stanno qui, però dopo San Giovanni Battista ricordiamo sempre che viene Gesù, c'è un motivo, no? Razza di vipere, cioè, la scura è apposta alla radice, ogni albero che non porta frutto viene tagliato e gettato nel fuoco, quindi. E poi sotto continua ancora, no? Ecco, serpenti tutto di più, no? Ecco, eccetera. Allora, perché c'è questa accentuazione? Allora, dobbiamo sempre ricordare, perché poi San Luca è l'evangelista della misericordia, quindi della bontà di Gesù. Però, capite, San Luca è la penna di San Paolo. I grandi predicatori, anche nel corso della storia, hanno sempre avuto questa tecnica, un po' ripetendo l'operato dei Vangeli, no? Tu prima devi dare qualche cazzotto dentro lo stomaco, quindi devi riaprire San Giovanni Battista, perché San Giovanni Battista c'ha lo scopo di farti prendere coscienza che tu stai lontano da Dio. Questa è un'operazione sgradevole, quindi qualche volta ti serve qualche cazzotto nello stomaco. Dopo viene la dolcezza, la bontà e la misericordia. Poi hai capito come sta? Mo ci penso io. Ti abbraccio, ti perdono, ma prima devi capire. Così se uno segue anche le predicazioni, anche degli ordini mendicanti, dei francescani, nel corso della storia, c'era sempre questo stile. Ti arrivava qua e qua quando sono andato a Porto Maurizio, qua dentro, qua sarebbe da entrare nella macchina del tempo, nella nostra chiesa ha predicato San Leonardo a Porto Maurizio. San Leonardo a Porto Maurizio, stile predica, prima ti distruggeva, e poi diceva: adesso vieni in confessionale che Gesù ti abbraccia, ti fa quello che ti pare, capito? Faceva sempre così. Ecco, c'è Roccoino sotto, San Leonardo da Porto Maurizio, un grande francescano, apostolo della Via Crucis. Voi non vi rendete conto di quello che è successo qua, ho detto sempre, dico, qua c'è stato tanti patrimoni che voi stessi non vi rendete conto, no? Quindi non è che uno fa il cattivo, ma è un po' un intervento chirurgico medicinale. Quindi San Giovanni c'aveva il bisturi che faceva l'incisione e così, poi viene Gesù, te mette la garza, l'olio, te lascia, dice vabbè, adesso non ci penso io. Ecco, questo anche grandi santi hanno come dire, prospettato questo metodo, perché se tu parti subito troppo con la dolcezza, c'è il pericolo che le persone non capiscono che si trovano in una situazione comunque di lontananza da Dio, da cui hanno necessità di essere salvate. Quindi la pedagogia divina ha utilizzato questi sistemi, no? Ecco, e poi vedete che San Giovanni qui a un certo punto dicono: senti, poi cosa dobbiamo fare? Si mettono paura, dice: dobbiamo fare qua, c'è sta la scura, andiamo all'inferno, che facciamo? E qui ci sono tanto una serie di tematiche molto importanti. Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ne ha da mangiare faccia altrettanto. Quindi le opere di misericordia spirituale, corporale, e uno stile di vita sobrio. Vennero i pubblicani, voi sapete, no? I pubblicani erano gli esattori delle tasse, che poi tu dovevi pagare 5, ti chiedevano 7, perché 2 me li metto in tasca io e 5 li do l'imperatore. Che cosa gli dice? L'onestà non esigete nulla più di quanto vi è stato fissato, d'accordo? Siccome il pubblicano era comunque pagato per fare quell'ufficio, vedete, Tangentopoli, non so come mi state oggi, cioè tu sei pagato per stare lì, però se mi dai un po' di soldi la concessione te la do prima, la cosa antica come il cucco questa qua, capito? Quindi, ma questa è disonestà, questa qui, quindi cioè
capito? Non esigete nulla di quanto più è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati, e noi che cosa dobbiamo fare? Cioè, vedete che i soldati facevano i RAS, capito? Perché il soldato, l'uomo di armi, armato, pieva Baldoria, insomma, no? Mortifica il prossimo, il bello e il cattivo tempo, e dice: no, non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe, no? Quindi questa è un po' la sintesi della predicazione di San Giovanni Battista. E poi c'è il battesimo di Gesù subito dopo, no? Andiamo a riprendere la nostra bella slides. Il battesimo di Gesù è descritto da San Giovanni Battista con da San Luca, scusate, con brevità. Non è molto molto lungo il testo, ma c'è un'accentuazione tipica sua, molto molto bella. Abbiamo visto che i tratti di Gesù, di San Giovanni Battista, Gesù prega tanto, è anzitutto un uomo di preghiera anche durante il ministero pubblico. E vedete, quando descrive il battesimo, abbiamo il versetto 21, ed ecco: mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera. È l'unico evangelista che nota questo particolare. Quindi quell'atto così umiliante, abbiamo visto, abbiamo fatto le prediche durante il battesimo del Signore, no? Gesù scende, si fa solidale anche con i peccatori, con questa gente, insomma, che c'erano disonesti, c'erano soldati che ingannavano il prossimo, c'erano usurai, insomma, brutta gente, insomma, andava a ricevere il battesimo di San Giovanni Battista. Gesù sta in preghiera, e proprio mentre sta in preghiera il cielo si apre, scende lo Spirito Santo in forma corporea, e poi c'è la famosa parola del Padre: non tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Vedete, poi San Luca ci dà anche un altro dettaglio: Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni. Come 30 anni e 33 anni, ce lo dice San Luca. Tenete presente che San Luca, che insomma quasi certamente è andato di persona dalla Madonna, non poteva sapere tutti quanti quei dettagli. Lui dice: chi gli ha detto che c'aveva 30 anni? Beh, c'aveva un'ottima fonte, c'aveva, perché gli ha raccontato l'episodio dell'Annunciazione. All'Annunciazione non c'era nessuno. L'Annunciazione non c'era nessuno, c'era l'Arcangelo Gabriele e la Madonna, basta, d'accordo? Quindi chi vuole che io lo racconto quello che era successo all'Annunciazione? Chi c'era e chi ha detto quanti anni c'aveva Gesù quando ha cominciato la vita pubblica? Cioè, io dico queste cose perché a volte quando si studia la Sacra Scrittura all'università cominciano gli esegeti e fa tutte quante, cioè io sorrido un pochino, non voglio mancare di rispetto, no? Chi la fonte X e Y, il genere letterario, questo, dico, ma anche al buon senso, capito? Cioè, chi può che ha raccontato quella cosa lì? Cioè, chi è che gli può aver detto testualmente le parole del Magnificat? Chi è che lo conosceva il Magnificat? Chi l'ha pronunciato? Chi è che lo conosceva? La Madonna, chi lo conosceva il Magnificat? No, per dire, no? Oh, vedete, poi qui l'altro particolare, c'è la lunga genealogia di San Luca. Chi di voi si ricorderà, che abbiamo fatto forse insieme anche San Matteo 2 anni fa, forse sì, credo di sì, perché cominciavo subito a fare incontri biblici, prima dell'inizio proprio del ministero pubblico, quindi di Gesù, e comincia, va nel deserto e poi a Nazareth, c'è questa genealogia. La genealogia del Vangelo secondo Matteo arriva fino ad Abramo, perché Abramo era il capostipite di Israele, il popolo dell'antica alleanza. Matteo scrive agli ebrei, quindi deve far vedere che Gesù è il compimento delle promesse fatte ad Abramo, quindi che Gesù fonda un nuovo popolo di Dio, che è appunto la Chiesa, che però in continuità storica succede a Israele. Tutto il Vangelo di San Matteo è costruito in questo e questo modo, no? Invece la genealogia di San Luca arriva fino ad Adamo, sono 77 generazioni, che chiaramente è un numero simbolico, e arriva fino ad Adamo. Gesù dice: figlio di Adamo, figlio di Dio. Adesso leggiamo tutti i 77 di noi, se ne siamo qua fino a dopo domani, no? Però da Gesù figlio di Giuseppe scende, arrivando fino ad Adamo. Perché? Perché Gesù non è semplicemente il capostipite del nuovo Israele, ma è il capostipite della nuova creazione, è il nuovo Adamo, è l'uomo perfetto che viene a
realizzare la redenzione, quindi a rovesciare con la sua vita quello che aveva fatto Adamo, capite? Qui si sente chiaramente l'influsso di San Paolo. San Paolo, come si chiama? L'apostolo delle genti. San Paolo è stato quello che ha preso il Vangelo e l'ha portato in giro a tutto il mondo, quindi non soltanto Israele, è stato tra i più grandi fautori dell'universalità del Vangelo, no? Ha litigato pure con San Pietro e con San Giacomo per questo motivo, come ci raccontano gli Atti degli Apostoli, perché San Paolo anche lui c'era un bel caratterino. E quindi la genealogia di Luca, vedete, parte da, aveva circa 30 anni ed era figlio, vedete, come si riteneva di Giuseppe, ok? Quindi figlio di Eli e il padre di San Giuseppe, poi scende Mattat, Levi, eccetera eccetera, vedete, figlio di Enos, figlio di Set, quindi la discendenza buona, perché c'era la discendenza di Caino e la discendenza di Set tra i figli di Adesso, non entriamo in questo argomento, figlio di Dio, arriva fino all'ultimo. Gesù è il nuovo Adamo, chiaro, no? Capostipite dell'umanità nuova. È anche adombrato soprattutto nei racconti dell'infanzia e nel ruolo grande che San Luca dona alla Madonna, che affianca un nuovo Adamo, c'era anche la nuova Eva, che è Maria Santissima. Quindi vedete, no? Questo respiro, come sempre si sente, questo, cioè San Paolo non ha scritto il Vangelo, non c'è il Vangelo secondo Paolo. Però il Vangelo secondo Luca mi assomiglia un po' al Vangelo secondo Paolo, capite? Così come il Vangelo secondo Marco assomiglia un po' al Vangelo secondo Pietro, ecco, d'accordo? Quindi teniamolo sempre presente. Bene, adesso, dopo la genealogia, c'è l'episodio delle tentazioni. Anche qui le tentazioni lo vedremo poi. È il Vangelo che la Chiesa ci mette davanti ogni prima domenica di Quaresima, quindi un anno Matteo, un anno Marco, un anno Luca. Le tentazioni sono, adesso vedremo l'ordine in cui le presenta San Luca, che cioè è una tentazione molto molto sommaria, ma anche qui c'è una particolarità solo di Luca che spiega che il diavolo esaurisce ogni genere di tentazione. Dopo aver esaurito ogni genere di tentazione, essendo stato scornato, se ne andò per ritornare al momento opportuno, al momento fissato, non al momento opportuno. Qual era il momento fissato? Al Getsemani. Ricordate che San Luca è l'unico che ci dice che Gesù è stato talmente tanto provato, pressato anche dalla tentazione del Getsemani, che ha sudato sangue. L'unico testimone di questo. Quindi compare all'inizio della vita pubblica il diavolo e all'inizio della passione, cioè due momenti centrali, perché Gesù sta cominciando il suo ministero pubblico importantissimo e posta per compiere l'opera della redenzione. Quindi cioè, sono i due momenti basilari della missione storica di Gesù. E così va anche a comprendere che nei grandi gangli, nei grandi snodi della nostra esistenza dobbiamo stare attenti, perché sono i momenti in cui siamo più pressati dal diavolo, che non vuole farci fare, secondo i suoi progetti, quello che Dio vuole da noi. Allora andiamo al capitolo seguente, eccolo. Gesù pieno di Spirito Santo si allontana, va nel deserto, tentato per 40 giorni dal diavolo. Sapete che le tentazioni sono sempre tre. Luca inverte l'ordine della seconda e della terza rispetto a San Matteo. La prima è sempre la tentazione di trasformare le pietre in pane. Quando San Luca dice, vedete al versetto 13, dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Perché questo è ancora? Per ritornare al tempo fissato, e dice ogni tentazione, vuol dire che in quelle tre tentazioni sono rinchiuse tutte le modalità con cui il diavolo ci può tentare. Cos'è la trasformazione in digiuno e trasformare le pietre in pane? Sono le tentazioni che il diavolo ci presenta attraverso i sensi, d'accordo? La prima porta con cui entra, ci allontana da Dio, sono i sensi, particolarmente le tentazioni dell'impurità e del lavoro, d'accordo? La seconda dice, gli mostra tutti i regni della terra, se ti prostri a me ti darò tutte queste cose. Sono gli idoli di questo mondo, in primis il dio soldo,
d'accordo? E anche Dio potere. E il diavolo realmente le dà queste cose, eh? Voi dovete sapere che non vi faccio nomi, ma sappiate che io in privato li posso fare, d'accordo? Ci sono noti personaggi anche attualmente in auge, pubblici del mondo, chiamiamolo in senso ampio del mondo, che l'hanno proprio dichiarato pubblicamente di aver fatto il patto col diavolo e hanno avuto enorme successo e una barca di soldi, d'accordo? Quindi quando il diavolo dice: se ti prosterai dinanzi a me, tutto sarà tuo, perché tutta questa roba è stata data a me e io la do a chi voglio. Gli idoli del mondo sono realmente il regno di Satana. Siccome gli uomini hanno molta cura, gli piacciono molto i soldi, gli piace molto il successo, gli piace molto il potere, quella è un'altra grossa, ecco, sintetizzata un pochettino, capite? Queste tre tentazioni sono poi i primi tre vizi capitali: il pane, la lussuria. Questa è l'avarizia, quindi il soldo e gli idoli, e poi la cosa più grave, che infatti le tentazioni sono diventate come un crescendo. Secondo San Luca la cosa più grave è la superbia. Se ti butti di sotto, vedi un po', fai fare un miracolo a tuo padre e fai anche in modo che con questo bel miracolo ti presenta una bella missione in discesa, no? Buttati giù e gli cita la scrittura, sta scritto che gli angeli verranno ad aiutarti, e Gesù gli risponde: non metterò alla prova il Signore Dio tuo. Metterò alla prova il Signore Dio tuo, cioè, quindi significa peccare gravemente di superbia, cioè perché tu dici al nostro Signore: bene, adesso tu devi fare quello che dico io per manifestarti. Quindi costringere Lui a fare la tua volontà. Ma il problema è che quello che noi dobbiamo fare nella nostra vita non è costringere Lui a fare la nostra volontà, ma imparare noi a fare la sua. Umiliarci davanti a Lui nella preghiera, non costringerlo a manifestarsi. Questa è la tentazione più sottile, a cui dobbiamo fare attenzione, che dà luogo al vizio capitale della superbia, che Gesù combatte in questo anno. In queste tre generi di tentazione c'è praticamente racchiuso tutto quello che il diavolo ci può fare. Gesù l'ha vinto combattendo per noi e sbattendolo all'inferno. Attenzione, ci fa anche vedere come Gesù l'ha vinto, e gli cita sempre la scrittura. Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo. Sta scritto: adora solo il Signore Dio tuo. Sta scritto: non mettere alla prova il Signore Dio tuo. Poche parole e ancorate nella scrittura, perché col diavolo, dicono i maestri di spirito, non si parla, ma lo si disprezza risolutamente attaccandosi alla parola di Dio. E con questo si conclude appunto la fase preparatoria al ministero di Gesù. Poi inizia il ministero in Galilea. Dopo un piccolo sommario che spiega appunto che Gesù comincia a predicare, terminato quindi questa sezione, devo trovare parole testuali senza bisogno di... Se Gesù ritornò in Galilea, c'è un versetto di raccordo che è il 14, con la potenza dello Spirito Santo, e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Quindi stiamo in Galilea, sapete che la Galilea è la parte nord della Palestina, dove ci stanno Cafarnao, dove c'è Nazareth, il lago di Galilea, eccetera. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano luoghi. Qual è il primo posto dove torna Gesù? Secondo San Luca è Nazareth. Tutti sappiamo che a Nazareth non è andata molto bene. Ricorderemo tutti quanti gli episodi, insomma, di Nazareth, che fu anche il contesto dove Gesù pronunciò la famosa frase: nessuno è profeta in casa sua. Ecco, ma a Nazareth volevano letteralmente farlo fuori, semplicemente perché lui aveva letto il rotolo del profeta Isaia, che diceva: l'annuncio del Messia, quindi lo Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato con l'unzione ad annunziare il lieto messaggio, ha detto: guardate che questi tempi sono arrivati, fine del mondo, perché ma tu sei figlio del falegname, ma tu chi te credi di essere, ma tu sei matto, eccetera eccetera. E c'è quell'episodio misterioso, insomma, che volevano buttarlo giù dalla rupe. A Nazareth si vede ancora questo posto qui, quindi Terra Santa c'è la rupe dove volevano buttare di sotto Gesù. E quindi Gesù passa di mezzo a loro e se ne va. Quindi ha probabilmente utilizzato in maniera non appariscente la sua forza per bloccarli e andarsene, perché se no
chiudeva, cioè, Gesù ce l'ha provato tante volte a fargli chiudere la missione, ce l'ha provato prima Erode con la strage degli innocenti, poi questi a buttarlo di sotto prima ancora e cominciava, insomma, quindi, però siccome non era ora, ecco, ha fatto ricorso. Ecco, poi dopo questo episodio, facciamo una descrizione perché si sono episodi noti anche tutti quanti sinottici, e c'è la giornata tipo di Gesù a Cafarnao, quindi Gesù guarisce l'indemoniato, guarisce dalla febbre la suocera di Pietro e soprattutto dalla mattina alla sera parla e opera guarigioni e scaccia i demoni. Però anche qui si dice che al mattino presto Gesù si alza e si reca in un luogo deserto. Quindi è vero che durante la giornata negli anni di vita pubblica stava completamente, come si dice dei preti, mangiato dalla folla, da chi voleva sentire la parola, da chi aveva il demonio, chi aveva le malattie, tutte queste cose, però lui la mattina spariva. C'è sempre questa attenzione nel Vangelo di Luca a far vedere come Gesù è anzitutto anche durante quegli anni un uomo di preghiera. Questo è un grande insegnamento soprattutto, ecco, per i preti e per gli apostoli, che mai neanche le cose buone ti devono far togliere, perché se tu non metti al primo posto la preghiera, porti te stesso e non c'è niente di buono in quello che combini. Ecco, invece un episodio che dobbiamo leggere perché è molto bello e ci sono delle cose da togliere, adesso leggiamo insieme, da cogliere, è la chiamata dei primi quattro discepoli, perché ci sono i passi di paralleli di Matteo e di Marco, ma Luca è quello che più degli altri, perché questo della chiamata, del discepolato, è un tema caro all'evangelista, quindi lo approfondisce bene. E lo leggiamo. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli, e si vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Ecco, questo Simone sarebbe diventato Pietro, d'accordo? Insieme a lui c'era il fratello, che era Andrea, e poi Giacomo e Giovanni figli di Zebedeo. Questi che sono i primi quattro discepoli sono anche gli apostoli più importanti, perché Pietro, Giacomo e Giovanni, lo sentirete dire tante volte nei Vangeli, Gesù si riporta nei momenti più delicati. Stavano con lui al Getsemani, stavano con lui alla trasfigurazione, stavano solo loro quando ha guarito la bambina, la resuscitata, ma tutti fuori si porta soltanto Pietro, Giacomo e Giovanni, quindi sono i primi e quindi un pochino più intimi. Sant'Andrea non c'è tanto durante la vita pubblica di Gesù, ma dopo la morte di Gesù e la risurrezione e l'ascensione, Sant'Andrea era un'autorità assoluta. Cioè, in Oriente Sant'Andrea è stimato anche tanto quanto San Pietro da noi, quindi era assolutamente un'autorità indiscussa, appunto perché era il fratello di sangue di San Pietro, il primo discepolo di Gesù, uno dei primissimi discepoli di Gesù. Allora, qui bisogna cogliere alcuni particolari che valgono per gli apostoli, ma che sono anche degli importanti insegnamenti di vita per noi. Numero uno, Gesù anzitutto, come dire, si avvicina a questi pescatori, li prega di spostarsi un po', fondamentalmente dice: mi presti la barca che c'è tutta questa gente, discosti un po' e io faccio un bel discorso.
quando Gesù ci incontra, anzitutto ci avvicina, e questo vale anche per noi, le persone vanno anzitutto avvicinate, non gli dice subito tutto, piano piano. Dopodiché gli fa fare il primo passaggio un pochino complicato: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. E qui San Pietro fa un gesto eroico, noi non ci rendiamo conto, perché a pescare si pesca di notte, non si pesca di giorno. San Pietro faceva il pescatore, Gesù faceva il rabbì, e prima di fare il rabbì faceva il falegname. Quindi San Pietro dove dice: non vado, se pesca di notte, poi la notte prima piano niente, figurati piano niente di giorno. Però c'è la parola, tra virgolette, magica: sulla tua parola getterò le reti. Quindi questo capita anche a noi, cioè il nostro Signore prima da vicina, dopodiché ti chiede qualcosa, devi fidarti un pochino di lui, quindi non sempre, quindi devi fidarti un pochino, nel senso devi fidarti, quindi perché fidarti vuol dire che sì, però è un po' un rischio. Questo Gesù ce lo chiede. Fatto questo, vedi i miracoli, esercitata la fede, vedi i miracoli, la rete piena di pesce, o quello che si vede quando si aprono le porte al nostro Signore, perché i miracoli li vedono tutti, i miracoli più grandi sono quelli spirituali. Quindi dopo che c'è stata questa sequenza, Gesù si avvicina senza farti accorgere, poi ti chiede dolcemente un atto di fede, tu fai l'atto di fede e vede il miracolo, ecco, nasce dentro di noi, e se uno è una persona normale, la percezione della nostra miseria. E quando uno, per esempio, ha una bella vita alle spalle, fa una bella confessione, perché si rende conto dinanzi alla bontà, alla grandezza, cioè immediatamente c'è la presa di coscienza profonda di chi è Dio e di chi siamo noi, c'è il tutto dinanzi a noi. A volte mi sto un pochino a timore, no? Dice, lo stupore, infatti, per la pesca, insomma, no? E Pietro dice: allontanati da me, sono un peccato. Ecco, Gesù comunque, tranquillo, non soltanto che non ti devi allontanare, che non mi allontano, ma ti do la tua missione, cioè dinanzi a lui si riscopre anche la dignità della nostra vita e il nostro posto. Ultimo particolare: questi appena tornano a terra prendono e lasciano tutto. Allora, che significa? Non tutti dobbiamo lasciare tutto, eccetera eccetera, però significa una cosa molto importante, che quando c'è un appuntamento di nostro Signore non dobbiamo lasciarselo scappare. Il termine magico è subito, altri evangelisti dicono subito, subito, subito. Ma avete una bella idea che riguarda nostro Signore, la devi cogliere voi, non te la devi far scappare, perché le grazie passano, ecco. E se tu le sprechi, sono passate, forse ne arriveranno altre, ma forse no, ecco. Quindi questi sono insegnamenti che valgono un pochino universalmente anche da questo episodio molto bello e molto emblematico che Gesù ci lascia attraverso San Luca in questo episodio. Allora, andiamo avanti. Dopo questo episodio abbiamo due miracoli, il lebbroso e il paralitico. In questi due miracoli comincia a prospettarsi un po', soprattutto nel secondo, l'inizio della polemica. San Luca non ci fa tanto caso a questo, San Marco e San Matteo sono molto più attenti. Con i farisei, cominciamo, quindi con quelli che stavano, come ho detto anche durante la scrittura, i farisei, che stavano a spiare Gesù, ecco, non con un cuore buono, quindi in ascolto per capirci qualcosa, ma avevano già deciso che lui era un grande peccatore da combattere in tutti i modi. Ecco, e invece anche San Luca, più che gli altri sinottici, dedica grande importanza alla chiamata di Levi, che sarebbe il nome o il soprannome ebraico dell'evangelista San Matteo. Piano, l'evangelista San Matteo era un peccatore doc, perché era pubblicano, e anche qui
è bene andare a vedere nel dettaglio dal 27 in poi. Dopo questo egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte. Egli disse: seguimi. Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Come ha fatto Matteo a fare questa cosa qui? Matteo, anche lui, si trovava a Cafarnaum, quindi sicuramente gli erano arrivate alcune cose e aveva cominciato a rielaborarle interiormente. Non possiamo immaginare, insomma, un fulmine a ciel sereno. Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla numerosa di pubblicani e di altra gente che era con loro a tavola. E ricominciano i farisei e gli scrivi, mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: come mai mangiate e bevete insieme a pubblicani e peccatori? E qui Gesù comincia. Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano. Chiaramente quelli che giudicano e che sono cattivelli, perché fanno quella domanda? Perché già presumono, mangiate con i peccatori pubblicani, quindi voi siete come loro, quindi vi unite ai bagordi, ai banchetti, che poi quei banchetti purtroppo delle volte terminavano in modo, insomma, che un sacerdote è meglio che non dice, insomma, ma che potete ben immaginare, quindi erano simili ai banchetti romani, insomma, no? I banchetti romani purtroppo, come ci attestano anche tanti affreschi delle terre pompeiane, insomma, terminavano in un certo modo, quindi sono andati lì, quindi abbastanza. Vedete il giudizio del chiacchiericcio di cui parla sempre qualcuno che noi conosciamo bene, no? Quindi il giudizio è gratuito, quindi chi ti ha detto che lui sta lì per questo motivo? C'è un motivo buono per stare lì dentro, no? E Gesù stava lì dentro appunto come gesto di vicinanza: io ci vado, mi faccio vicino, parlo con loro, rispondo alle loro domande, ci mangio insieme, perché per qualcuno potrebbe significare un avvicinamento alla salvezza. Se al massimo che succede, risaluto e me ne va, successo, non ho fatto niente di male, tanto mangio sia con loro che casa mia, non c'è assolutamente niente. E quindi questo è un tema brutto dei Vangeli, perché veramente lo studio, più che altro la meditazione, ecco, sui comportamenti degli scribi e dei farisei lascia molto da pensare, insomma, no? E tutti quanti parlano male e pensano male degli scribi dei farisei, ma come tutte le altre cose brutte, noi abbiamo sempre la tentazione, le cose brutte appartengono agli altri, noi non siamo così. E invece dobbiamo sempre fare attenzione di dire: siamo proprio sicuri che io non ho mai nessun atteggiamento che assomiglia a questa cosa, no? Quindi il giudizio facile, la chiacchiera facile, la formulazione facile, la maldicenza facile, eccetera, eccetera, no? Bisogna fare attenzione, e Gesù non ha avuto paura di queste cose, nel senso che quando noi agiamo in vista del bene, alla luce del sole, perché non c'erano segreti, non abbiamo niente da nascondere, non dobbiamo avere paura delle chiacchiere. Quindi, se chiacchierano, li lasciamo chiacchierare. Noi dobbiamo fare attenzione di non dare adito alle chiacchiere fondate, quindi ad essere imprudenti, ma quando c'è da fare del bene, Gesù non ha mai detto non faccia nessuno, quindi se doveva guarire qualcuno di sabato, non è che non l'ha fatto perché dico: ah, se guarisco di sabato i maligni, invece, ah, vedi, trasgredisce il sabato, cioè, perché non c'è nessuna trasgressione nell'operare una guarigione il sabato. Se devo avvicinare un peccatore e quelli pensano che io sono più peccatore di loro perché vado con loro, non fa niente, li lascio tranquillamente chiacchierare. Ecco, però i chiacchieroni fanno danni, Ricordiamo sempre l'espressione di Papa Francesco del terrorismo delle chiacchiere. Il chiacchierone è un terrorista, ecco, perché il terrorista ti ammazza e ti toglie la vita, ma il chiacchierone ti toglie l'onore, capite? Perché Gesù è stato il primo a essere diffamato, capite? Cioè, quando andava in certi posti, diceva: guarda, questo chi sarà, questo qua, un mezzo santone, un profeta, ma poi chi lo sa che fa, sotto il bosco, c'erano le donne, c'erano le cose, perché se comincia a mettere in giro queste cose, a Gesù l'hanno fatto, capite? Cioè, insomma, quindi bisogna stare molto attenti, insomma, da questi brutti pezzi, insomma, perché fanno tanto male.
togliere l'onore al prossimo è spesso e volentieri peggio che togliere la vita. Voi sapete che qualcuno, quando è completamente disonorato, la vita se la toglie. Sono tanti casi, insomma, che non è in grado di reggere alla vergogna, specialmente quando dipende da chiacchiere o da calunnie infondate. Poi, prima del grande capitolo sesto, c'è una discussione sul digiuno, una nuova discussione, e Gesù in tutti i Vangeli sinottici, vi ricordate, dice sempre questa cosa: dà un senso nuovo al digiuno. Per cui noi cristiani vediamo anche questo aspetto del digiuno, no? E dice: possono gli invitati a nozze digiunare fino a quando lo sposo è con loro? Verrà il tempo in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Chi è lo sposo? Ci sono due cose belle che dice Gesù: lo sposo è lui, cioè fino a quando Gesù è stato con gli apostoli sulla terra era festa, beati a loro. Dice: ma quando lo sposo sarà tolto digiuneranno. Che significa? Significa che il nostro digiunare è anche il modo con cui noi diciamo a Gesù il nostro desiderio di stare con lui, perché il senso del digiuno non è semplicemente soffrire e non mangiare niente, ma è, come dire a Gesù: guarda, è più importante per me stare con te, essere tuo amico, che mangiare, ci tengo ancora di più. Questo è il senso nuovo che il digiuno cristiano contiene: gli elementi di penitenza, di espiazione, di purificazione, di impetrazione, che già c'erano nel digiuno. Anche gli ebrei digiunavano, anche i musulmani digiunano, ma c'ha questo tratto caratteristico, che è proprio il desiderio di invocare, di attestare l'importanza dello sposo ancora più grande dei bisogni essenziali, appunto, quali sono quelli legati alla nutrizione. Introduciamo adesso il capitolo 6, ma lo vedremo la prossima volta, perché il capitolo 6, quel lungo discorso non si può fare en passant. Prima di arrivare al discorso inaugurale ci sono altri episodi, e ci fermeremo alla scelta dei 12 oggi. Le spighe strappate, capitolo 6, versetti 1 e 5, no? Che si trova sempre un giorno di sabato. Si trovano gli apostoli, stavano morendo di fame, prendono delle spighe di grano, e sapete, non è un grande pasto, se mangiano quelle cose, insomma, che io non sono molto agricolo, insomma, ma mi dicono se si possono mangiare, non è che tutto sto granché. E ritornano come sempre i farisei, dice: ah! Perché il lavoro, cioè, voi sapete che ci sta, cioè, io lo racconto sempre: per rendersi conto di queste cose bisogna andare in Israele e osservare, però senza fare, cioè osservare come tuttora adesso gli ebrei osservanti vivono queste cose qui, cioè in una maniera che te fa prendere un colpo. Cioè, quando San Paolo dice che Gesù Cristo ci ha liberati dalla schiavitù della legge, no? Cioè, noi non ci rendiamo conto significa, perché sulla base dei comandamenti di Dio, cioè avevano dato delle norme interpretative, perché Dio aveva detto: di sabato ci si riposa e non si fa nessun lavoro manuale e servile, cioè non si pensa ai soldi, non si pensa a fasotte, cioè tu pensa un po' se Dio ti deve comandare e riposarti, no? A volte è veramente strano. Ma dice: allora, concretamente che cosa bisogna fare? Questo non si può, hanno fatto una montagna di cose. Io ho raccontato anche, insomma, cioè, la prima volta che andai lì, faccio una fotografia davanti al muro del pianto, parti subito uno e dice: una foto, non vuoi, ma chi mi si mangia? Non trovo una foto! Viene vicino a fare e dice: ma che sei matto, metti a fare foto? Che, perché? Ma per loro è santo, ma non puoi fare le foto, però lo dico. A quei tempi fumavo, non posso fare poco, ma accendo una sigaretta, riparte, ah! Non posso accendere il fuoco, dice. Il frate dice: ma che fai? Il sabato non si accendono i fuochi. Dico: senti, andiamo via, per favore, cioè, capito? Ma perché non te l'ho detto prima, però? Ma poi mi raccontarono che negli alberghi, l'ascensore, il giorno di sabato, è programmato, cioè, parte dal piano terra, fa piano 1, piano 2, piano 3, piano 4, piano 5, piano 6, piano 5, piano 4, piano 3, perché è lavoro, chiacciare il pulsante della scena, capito? Cioè noi non ci, non dobbiamo essere sempre un po' troppo esagerato. Allora, questa è la loro cultura, per carità, non dobbiamo, però capite, insomma, nostro Signore, no? Cioè, si è trovato in questo contesto, lui non è che contesta il comandamento,
ma l'interpretazione, cioè il modo folle che, capito? E queste cose sono state fatte nel corso della storia, perché i Vangeli non sono stati scritti in vano, perché sono state fatte applicazioni analoghe di queste qui anche da noi. Non scendiamo troppo in alcune cose, osservanze, tradizioni, cioè quando poi Gesù comincia a dire voi avete sostituito le tradizioni con la legge di Dio, l'avete fatta dimenticare, questa è una tentazione sempre ricorrente. Noi non ne siamo estranei, capito? Perché anche nella Chiesa, nelle comunità religiose, stanno le leggi, le costituzioni, le cose. Allora, fa attenzione, queste stanno al servizio della legge di Dio e sono fatte per aiutare la santificazione della persona, non per diventare una complicazione, capito? Perché Gesù gli dice: oh, la legge è stata fatta per l'uomo, non l'uomo per la legge. Il sabato era stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il frutto, così diventa incubo. Cioè, così anziché diventare un giorno in cui tu lodi, benedici il Signore e te godi il riposo, diventa una tortura. Cioè, perché se tu non ti, cioè, capito, non ti puoi manco muovere, cioè non puoi fare più di 700 km a piedi prima del tramonto, cioè, capite? È pazzesco. E Gesù, riaffermando il primato di Dio, ha però, come dire, operato questa liberazione. Questi, tutte queste cose erano anche per comprendere alcuni passi del Nuovo Testamento, sia San Giacomo che San Paolo, che dicono, cioè, San Giacomo dice: noi abbiamo una legge perfetta, ma qui la nostra legge è la legge della libertà, capito? Che non stai strozzato in questo modo, che non campi più. Ecco, è importante riflettere su queste cose. Chiaramente, quanto San Luca, poi penna di San Paolo, San Paolo ha combattuto, perché San Paolo era fariseo prima di diventare proprio. San Paolo era terribile su queste cose. San Paolo sarebbe stato il primo a mandare a Gesù, tutte l'avrebbe fatte quelle cose là. E infatti ammazzava, era un fanatico, andava in giro a chiappare, perché aveva questa in buona fede, era proprio intriso. San Paolo era fariseo da farisei, era uno dei discepoli migliori, delle migliori scuole. Sì, Santo Stefano. Da quel che ho capito. Quindi non capiva niente. Poi è stato il nostro Signore che l'ha illuminato, l'ha fatto cascata a cavallo. Poi gli ha fatto tutta una bella predica, che per 3 anni nel deserto se l'è formato il nostro Signore in persona, anche attraverso esperienze soprannaturali, e poi ha cominciato ad essere apostolo. Ma poi è stato, esatto, ma l'ha fatto diventare cieco, perché gli ha fatto vedere la cecità in cui si trovava, d'accordo? Anche se stava in buona fede, perché poi San Paolo si è adesso di tutti i colori, ma e anche gli ebrei osservanti di oggi, che in buona fede fanno queste cose per amore di Dio, meritano davanti al Signore, quindi non dobbiamo giudicarli, cioè loro lo fanno con buona intenzione, pensando di dare culto e gloria a Dio, facendo anche un sacco di sacrifici che il Signore certamente li riconosce come tali e li apprezza, no? Capite? Ecco, però certamente è migliore entrare in un'ottica dove non basta che tu fai una cosa in buona fede, ma che la vivi bene così come Dio vuole che sia vissuto, no? Questo vale anche per noi, no? Quante volte facciamo qualche cosa che non andrebbe tanto bene, stando in buona fede. È chiaro che il Signore guarda la buona fede che tu ci avevi, però se è una cosa che non va bene, farà in modo di farti capire che ti ringrazio per quello che hai fatto, la prossima volta fai quest'altra cosa che è un po' meglio, insomma, no? Ecco, la stessa cosa, la guarigione dell'uomo alla mano inanita nel giorno di sabato, l'abbiamo letto nella versione di San Marco alla messa che abbiamo appena celebrato. E dice: questo c'aveva la mano la trappita. Dice: che facciamo? Non lo posso guarire perché è sabato. Cioè, dicevo prima durante l'omelia, il Signore, proprio perché quando di sabato andava nelle sinagoghe, lì si concentrava con tutta l'altra gente, quindi era un momento propizio, no? Ecco, che faccio? Mi faccio frenare, guarisce questo e succede un altro pandemonio, perché ho guarito l'uomo un giorno di sabato. Quello sarebbe lavoro, perché quello ha dovuto stendere la mano per farsi guarire la mano, ha steso la mano, la mano di sabato non si stende. Cioè, è così, cioè, per loro era così. Però il problema, vede, anche qui c'è anche per noi, per la nostra formazione, diamoci sempre un taglio, cioè noi dobbiamo fare attenzione, perché i farisei erano così, erano, non è un problema che tu ti sbagli, quello non è, davanti a Dio non è un problema né che tu ti sbagli né che tu magari hai fatto anche un sacco di peccati, non è questo il problema, perché li facciamo tutti. Il problema è quando tu sei testone, cioè non c'è, capito? Cioè tu sei convintissimo che stai dalla parte del giusto, e guai a chi ti dice, cioè
io questo me lo sentirei dire tantissimo. In un altro modo. Me lo sentirei dire da tantissimo, perché questa è l'unica cosa che lega le mani al nostro Signore. D'accordo? Perché siccome lui non sfonda le porte, se tu non sei santamente umile, cioè che pure, cioè, questo è un atteggiamento incomprensibile, capite? Perché cioè, noi facciamo continuamente esperienza della nostra miseria, sotto tutti i punti di vista, no? Sai, anche le persone molto colte, intelligentissime, tu hai 4 lauree e chi sei? Cioè, dinanzi allo scibile umano, ma tu chi, cioè, dopo che ci sono 10 le lauree, ma capite che cos'è lo scibile umano? Cioè, è una cosa enorme, capito? Quindi sì, c'hai 10 lauree, sarai, ma sei sempre niente in confronto allo scibile umano. Quindi questo nostro atteggiamento interiore deve sempre rimanere, d'accordo? Se noi siamo morti, siamo. Il problema non è lo sbaglio, il problema è la rigidità proprio bestiale dinanzi alla quale Dio si ferma. Ecco, l'ultimo passo che noi vediamo, ecco, la chiamata dei 12 prima del discorso inaugurale, perché anche questo è molto bello, perché anche qui, altro momento in cui troviamo Gesù, prima di chiamare i 12, che cosa fa? Passa la notte in preghiera. In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando a Dio. Capito perché facciamo le veglie del sabato sera e notturna? Perché Gesù l'ha fatto. Perché la preghiera di notte è doppiamente efficace. Nei monasteri, i monaci, le comunità religiose osservanti le fanno tuttora. Anticamente c'era un'ora liturgica, si chiamava il mattutino, che si faceva a luna di notte, prescritto secondo insomma le norme liturgiche. Poi ad un certo punto le leggi della Chiesa dice, vabbè, basta che lo fai appena alzi la mattina, la prima preghiera che fai. Ma anticamente era proprio il male di notte. Quindi lui stesso passa la notte in preghiera, cioè questa è un'immagine da contemplare, no? Cioè, Gesù passa la notte in preghiera prima di scegliere i 12. Quindi l'umanità santissima di Gesù, che pure era unita alla divinità, insomma lui in quanto Dio sapeva tutto, sapeva effettivamente tutto, ma pregava tanto, lo vedremo tante volte nel Vangelo di Luca, no? E quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli, quindi come sono nati, no? Prima si diventa discepoli di Gesù, non subito apostoli. Cioè, il discepolo è colui che si mette alla scuola di Gesù. In greco di discepolo etimologicamente significa colui che impara molte cose, disco e polius, colui che impara molte cose, mentre invece i 12 sono apostoli, cioè sono inviati. Ma tu prima di andare, tu prima devi imparare, tu prima di essere apostolo devi essere discepolo, e Gesù tra i discepoli sceglie questi 12, ecco, variegati, no? Molto variegati, e tra questi discepoli l'ultimo, Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Ecco, la presenza di Giuda Iscariota nel gruppo apostolico ci fa sempre pensare, perché Gesù, questo significa che Dio dà la possibilità a tutti di aprire il cuore, ma purtroppo alcuni cuori, non solo quelli dei farisei, si induriscono, e tu puoi pure essere stato discepolo, apostolo di Gesù, essere vissuto con lui e andare a fare una brutta fine. Quindi per la nostra riflessione, Giuda è una figura su cui bisogna riflettere. Cioè, io sinceramente tante volte ci ho pensato, questo è stato con Gesù, ci ha parlato, ci ha vissuto. Probabilmente Gesù in privato tante volte gli avrà anche parlato, ci avrà provato con tutte le maniere possibili a farlo crescere, a farlo migliorare, a farlo. Eppure questo è un grande mistero, questo è anche il grande mistero, che comunque rimane un mistero. Cioè, l'inferno certamente esiste e i dannati certamente esistono. Io non riesco, Dio mi scampi da una sciagura del genere, ma io veramente non riesco a capacitarmi di come possa essere possibile per un essere umano intestardirsi e incaponirsi in questa misura tale da andare ad auto-escludersi dalla salvezza, perché questo è quello che accade. Gesù non dice, Gesù non fa nessuno,
Dio all'inferno non ci manda nessuno, eppure c'è sta un sacco di gente lì. Questa è una cosa che anche questa dovrebbe farci camminare un pochino nell'umiltà, perché San Filippo Neri diceva sempre, il nostro Signore dice, tienimi la testa sulla, le mani sulla testa, sennò Filippo si fa turco, nel senso che dentro il nostro cuore, cioè noi siamo sempre tutti un pochino strani, non è caso che hanno avuto dai psichiatri, ma un po' strani ci siamo tutti quanti, perché siamo avvolti in mistero anche a noi stessi. E quindi dobbiamo sempre camminare in questa grande umiltà davanti a Dio, nella consapevolezza che Dio ci salvi e Dio ci scampi, ecco, ma ci scampi soprattutto dalla rigidità mentale, dalla durezza di cuore e dal pensiero che questo a me non mi accadrà mai. Ecco, questo San Francesco diceva queste parole, concludiamo, lui diceva sempre che lui era il più grande peccatore del mondo. L'ho raccontato tante volte questa aneddoto, no? Allora chi gli stava vicino? Soprattutto il corporaccio del padre del giorno dice, scusa un attimo padre, ma abbi pazienza. Punto primo, da giovane, lui diceva che da giovane era grande, da giovane lui è stato un giovane come tutti gli altri, quindi l'adolescenza spensierata, qualche festarella, qualche amoretto, insomma, giovanile, ma non era fatto chissà che cosa, insomma, che era disgraziato, no. I peccatucci, che poi sono anche peccatori alcuni, però insomma se li dici oggi in giro della gente te ride in faccia, di un adolescente e di un giovanotto. Poi però con la vita che ha fatto, insomma con la evidenza che ha fatto, dice, ma scusa un attimo, ma che dici? E lui dice, allora, numero uno, grande la misericordia che Dio ha avuto su di me, perché mi ha tirato fuori da tante questioni. E se non me l'avesse fatta avere io sarei peggio di molti. Ma io poi sono convinto che se altri avessero ricevuto le stesse grazie che ho ricevuto io, sarebbero stati migliori di come sono io adesso. Ma lui di questo non era convinto, perché tutto quello che maggiormente conta davanti a Dio si gioca nel nostro cuore, cioè Dio lo conosce il tuo cuore, e se tu nel tuo cuore pensi veramente, cioè, quel cuore grande, veramente ti ringrazio Signore che mi hai preservato, mi hai perdonato da tante cose, oh mi raccomando stammi vicino, perché io sarei un potenziale criminale, potrei fare la cosa più brutta di questo mondo, essendone convinto però, cioè, anche se certe cose è bene, cioè, io anche non mi riesco a capacitare di come certi esseri umani possano fare certe cose, dico sempre di no. Io non mi sento virtuoso, io non sarei proprio buono a fare certe cose, perché non mi sento capace. Però so che mi potrei impazzire, d'accordo? Perché può succedere tutto e di più, capito? Una cosa, un evento traumatico, ti ammazzano un familiare, che non si sa che può succedere nella vita. Ecco, bisogna sempre avere questa, perché l'unica cosa che ci mette veramente a riparo da ogni possibile defaillance è questa sana umiltà, questo senso, diciamo così, di questa bassa considerazione e sana, bassa considerazione di noi stessi, e che ci mette a riparo. Se ti sbagli su qualche cosa, se c'è il nostro Signore per aspettare te ne fa accorgere, non è un problema. Se c'è qualche peccato che hai fatto che manco te ne sei accorto, te ne accorgerai, te lo farà capire e te lo andrai a confessare. E non cadrai in nessun bando. Ma se questo non c'è, diventa tutto complicato, perché nei Vangeli ci abbiamo appunto scritti, farisei e poi il mistero Giuda, che sono abbastanza inquietanti, insomma. E certamente una donna non ci mette paura, però devono farci riflettere tranquillamente, serenamente. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre nei secoli. Diamo grazie, Signore, per i tuoi benefici, perché vi rendi nei secoli dei secoli. Amen.